In un clima estremamente amichevole, tanto che Lorenzetti presta l'opposto Gabriele Nelli alla formazione emiliana, con Urnaut e Colaci tenuti a riposo, Antonov e il giovane Chiappa titolari, Trento batte Piacenza per 3-7-0 e si aggiudica il trofeo di Villafranca. Tra le fila trentine è da segnalare l'assenza del centrale Van de Voorde, ancora impegnato con la nazionale belga. Al suo posto a fare coppia con Sébastien Solé per 2-7 Daniele Mazzone, che chiuderà con 5 block per il terzo il trentino Matteo Burgstaller. I parziali si chiudono al 21, al 22 e al 24. Sì, abbiamo fatto sicuramente due gare molto allenanti dove bisognava provare il nostro gioco. Era importante approcciarle bene, anche perché tante squadre sono venute qua con dei problemi fisici e hanno fatto quel che potevano. Noi siamo stati concentrati, abbiamo giocato una buona pallavolo, provando anche situazioni nuove che non avevamo già provato. Un quadrangolare che aveva visto Trento imporsi sabato sui padroni di casa del Calcedonia, sempre per 3-0, mentre Piacenza vinceva su Modena per 3-1, guadagnandosi a sua volta la finale. Finale che vede la bella sfida tra i due opposti negli Stoker, per una volta dalla parte opposta della rete, 17 punti a testa. Un trofeo amichevole ma importante in vista del primo impegno ufficiale, del primo traguardo che conta. Sabato e domenica al Palapanini si gioca la Supercoppa. Ancora sul cambio palla un po' di fluidità ci manca, soprattutto nella risoluzione di situazioni difficili, dove a volte, come oggi è successo, che risolviamo alla seconda azione e non alla prima, e dopo lì sono break che si lasciano, però soprattutto come mentalità, come atteggiamento abbiamo parlato, insomma anche come vivere queste situazioni in cui non facciamo del gran gioco, e questo qui è un qualcosa che sono contento, perché a Modena sappiamo insomma cosa ci aspetta, le difficoltà che avremo, e andarlo a muso duro, ma anche sapendo di essere vulnerabili in certe situazioni, per me è importante. Le semifinali si giocano fra Trento e Modena e fra Perugia e Civitanova. Domenica di fronte alle due vincenti per contendersi il primo sigillo stagionale una settimana prima del via della Superlega.